Giotto da Bondone, punto alfa della pittura italiana, e San Francesco d'Assisi sono due figure siamesi inseparabili. Su questo rapporto simbiotico, che poi è la strada visiva attraverso cui la vita di San Francesco e l'arte di Giotto sono pervenute a noi, Roberto Filippetti ha scritto Francesco II Giotto, edizioni Itaca. Giotto, pittore francescano. Giotto esplode ad Assisi, passa per Rimini, arriva a Padova, conclude il suo ciclo pittorico qui a Firenze in Cappella Bardi. A distanza di 30 anni ci racconta la vita di San Francesco. In Cappella Bardi al centro c'è una tavola duecentesca. Ebbene, il paragone con gli affreschi di Giotto è impressionante. Da una parte questa bellezza di icona, ma insieme questa staticità, dall'altra invece edifici tridimensionali, Giotto spazioso, Giotto prospettico, Giotto che ci aiuta nell'immedesimazione, nell'interesse. Davvero uno spettacolo per gli occhi bambini, per gli occhi di noi uomini che abbiamo bisogno di essere come introdotti dentro questa bellezza, quasi trascinati, calamitati, attratti dentro ciascuna scena. Come si concilia la genialità di Giotto con la sua cristallina, verrebbe da dire francescana, semplicità? Giotto è un pittore di una densità eccezionale, un pittore profondo, dantescamente allegorico, anagogico e morale, si diceva una volta, e insieme Giotto è un pittore semplicissimo, un pittore bambino. Gerard Ruff si è accorto tanti anni fa che nell'estasi di Assisi le casette sono fatte come le fanno i nostri bambini dell'asilo, con gli occhi, il naso e la bocca. Io mi sono accorto che a sollevare Francesco sono quattro nuvolette, tre convergono su Francesco e una diabolicamente diverge. Ecco, ai tempi di Giotto questo era un dato evidente. Già 1600 anni fa Isidoro di Siviglia aveva teorizzato ciò che poi Tommaso d'Aquino aveva ribadito. Le nuvole sono la forma che Dio permette di prendere agli angeli, ma anche qualche volta a spiriti diabolici. Anche la Frugoni un paio d'anni fa si è accorta di una nuvoletta con faccia diabolica che diverge, che scappa via mentre Francesco ascende in cielo portato dagli angeli. No, la sua anima sale nel momento appunto della morte. Ma la cosa bella è che questo è stato voluto, oggi non ne dubitiamo, proprio per questa intenzione bambina di cercare il nostro cuore candido, stupito. Se non ritornerete come bambini, non entrerete mai. Che altri esempi ci sono di questo sguardo fanciullesco di Giotto? Giotto a Padova dipinge un cammello con gli occhi azzurri e la bocca spalancata davanti a Maria che ha partorito Gesù, davanti all'Epifania appunto. Un cammello a bocca aperta, direbbe l'antico canto Alma Redentoris Mater, tu quei genuisti, natura mirante, tu un santum genitorem, tu Maria hai partorito quel bambino lì che ti ha voluta e amata fin dall'eternità, natura mirante, mentre tutta la natura sta lì a bocca aperta. Così il bue e l'asinello a Padova come ad Assisi. Gli animali sono i primi che si accorgono della grandezza dell'evento e si inginocchiano. Ma poi un dettaglio spettacolare ad Assisi, nella cacciata dei diavoli d'Arezzo, è un diavolone su in alto con le sue ali di pipistrello, si scaglia contro il cielo, poi lo immaginiamo precipitare sottoterra, ebbene ai piedi del muro di Arezzo la terra si apre a forma di pipistrello. Un cuore bambino, un occhio bambino lo vede subito. Come si può compendiare la narrazione giottesca dello straordinario ventennio di Francesco, da San Damiano alla morte? Una storia di vent'anni. Comincia con il crocifisso di San Damiano che gli dice: Francesco, va e ripara, va e restaura questa mia chiesetta di San Damiano che, come vedi, è tutta fatiscente, tutta a pezzi. Francesco guarda il crocifisso e in qualche modo intravede nell'affresco successivo la mano di Dio su in alto.
Seconda scena. Francesco si spoglia degli abiti, Pietro di Bernardone lo minaccia, lo vuole diseredare, ma più su c'è la mano di Dio che benedice. Terza scena. Francesco sostiene la cattedrale del Papa, la chiesa di San Giovanni in Laterano. Il Papa in sogno vede questa chiesa che sta crollando, ma c'è un gigante che la sorregge. E Francesco sorregge la chiesa guardando verso la mano di Dio. Ecco, questo è all'inizio di questa storia. 20 anni dopo Francesco muore, viene portato davanti alla chiesetta di San Damiano, che Giotto dipinge come una meravigliosa cattedrale arnolfiana. Non è mai stata così San Damiano, mai sarà così. Perché allora Giotto l'hai fatta così bella? In qualche modo gli ho chiesto in questi anni, poi penso di aver capito. Perché in quei 20 anni Francesco ha restaurato per il nostro ristoro, per il respiro del nostro cuore, Santa Madre Chiesa, allora come oggi, così in crisi, così bella e fragile, così madre e prostituta. Ebbene, ancora una piccola sorpresa per il cuore bambino, la facciata di San Damiano è una vera faccia, ha 2 occhi, un naso, una bocca un po' triste, perché è morto il santo, ma è di uno splendore grandioso, di una bellezza affascinante, ammagliante.